Unico capitano, goleador, terza doppietta. Sì, terza doppietta va bene, soprattutto per i 3 punti, che come ho detto era una settimana, la prima settimana dopo una sconfitta, quindi Esatto, com'è stata questa settimana? ma è stata fortunatamente un po', come si può dire, gli ha preso un po' il sopravvento il mercato, no? Che è Si è quello parlato che più del conta. mercato, quindi noi siamo stati anche un po' più tranquilli, No, meno male. però dopo la sconfitta bisognava assolutamente vincere, noi dovevamo vincere e siamo contenti di aver Quindi proprio vinto. FM Sul mostra di gioia. come, Ecco, vabbè, c'è da migliorare. infatti tanto nervosismo alla fine. Sì, tanto nervosismo, soprattutto siamo andati sul 2-0, dove avevamo una possibilità di amministrare un attimo e poi secondo me poter fare ancora male in contropiede, invece, forse il fatto di aver pareggiato con la Triestina e con la Clodiense dopo che eri andato in vantaggio ti può lasciare un po' di paura che si possa ripetere. Ancora di più sul 2-1, lì secondo me si è alzato un po' il nervosismo ed è successo quello che è successo. Però dobbiamo imparare ad essere più forti anche di questo. Ti passo l'auricolare, Giorgio, avete domande dallo studio? No, di fargli se cosa vuoi che le dica, faccio i complimenti, la terza doppietta. Se voglio essere cattivo, ma non lo voglio essere per lui, è un giocatore che io ho sempre ammirato, i rigori dovrebbe tirarli un po' meglio. Ecco, se voglio essere cattivo, Marco, li puoi tirare un po' meglio così, basta. Il resto, Va giochi bene, bene, sei utile al Padova, ascoltiamo tutto. hai riportato il Padova nei primi posti. Sono contento perché stai giocando bene, quindi soprattutto da quando giochi alle 2:30 giochi meglio, perché era l'orario d'inizio che ti condizionava. Dalle 14:30 Marco Cunico, molto probabilmente il suo orario è quello lì e quelle partite dà il massimo. Beh, l'avevo detto, Sì, no, l'avevi detto tu, è vero, dunque confermo che dalle 14:30 Marco Cunico sì. rende di più. Patrizio Agnello. Buongiorno Cunico, una curiosità, io ho visto e ho letto il suo curriculum, Buonasera. e ha cambiato una serie di squadre interminabili, Sì. è sempre stato un protagonista in queste squadre. Mi chiedo cosa le è mancato per fare il salto di qualità, perché io la reputo un ottimo Ha giocatore. giocato in Serie B, eh? Sì, vabbè, diciamo che al massimo ho fatto la Serie B, però avrei potuto farla per 4-5 anni, poi delle scelte personali, diciamo, delle scelte geografiche, per stare vicino alla famiglia, ho preferito star così. No, ecco, per questo, siccome io la reputo un ottimo giocatore, mi immaginavo che calcasse dei palcoscenici più importanti, ma dopo, giustamente, come ha detto lei, si è fatto delle scelte familiari, vanno a suo onore. Sì, no, senz'altro, ma poi sai, io penso che comunque ci siano sicuramente dei giocatori magari meno bravi di me che giocano in categorie superiori, ma allo stesso Certo. tempo giocatori molto più bravi che giocano in categorie inferiori. Certo. Diciamo che magari non c'è una meritocrazia proprio pura. Certo, la Marco, ringrazio. bravo, è dura fino a fine, bravo, continua così, continua a far gol, continua a essere utile alla causa del Padova, che sei importantissimo, bravo. Grazie.